Benvenuti in questo nuovo video. Buongiorno, come avete visto ho fatto delle clip dove organizzo finalmente la lavanderia. Ci ho messo un po' perché prima dovevo capire quale fosse il metodo migliore per me, più funzionale, perché poi per ognuna può cambiare. Adesso vi faccio vedere bene nel dettaglio, così vi spiego, anche se sicuramente avete già capito dalle clip. Vi faccio vedere il risultato finale, secondo me è carinissimo. Eccolo qui, questo è il risultato finale dell'armadietto. Poi qui vedete un po' di disordine, ma perché piano piano sto finendo di organizzare tutta la lavanderia, ma premeva più che altro questa parte dove io praticamente organizzo tutte le cose del bucato e delle pulizie. E niente, alla fine ho optato per gestirla così, con i vari contenitori. Vedete, qua c'è la lavatrice e l'ho acquistato la Lidl, non so se ve l'ho già detto. Comunque, allora, partendo da qua, io ho cercato di riciclare il più possibile robe che io avevo già in casa, quindi questa è una bolla dove io per il battesimo avevo acquistato un po' di... ne ho altre, cercherò di riciclarle in vari modi perché non so veramente che cosa metterci, per i confetti, quando avevo fatto la confettata. Comunque qui ho messo, come avete visto, il detersivo in polvere.
Ho optato di metterlo qua perché io non lo uso spessissimo, nel senso se io faccio tre lavatrici al giorno, ci sono anche i giorni che io non lo uso perché dipende che cosa lavo. E quindi ho optato per questo contenitore qua, diciamo tra virgolette più scomodo, perché lo uso poco. Nel primo barattolino qui in alto invece ho messo le spugnette che io utilizzo per lavare il bagno, quindi le ho messe qua nascoste. Mentre qui io avevo già l'organizzazione in questa scatola, che è quella di IKEA, però l'ho personalizzata mettendoci la carta abbinata ai vasettini dove io tengo tutti i miei straccettini per lavare il bagno, per spolverare. Io in base al colore so qual è per il bagno e so qual è per spolverare. Perché non uso, e poi c'è la mascherina che io utilizzo quando vado a pulire con i detergenti, quelli che mi danno fastidio, così almeno non li respiro. Poi qua sotto c'è un altro barattolino dove ho messo il bicarbonato che io utilizzo sempre per addolcire un pochino l'acqua, perché ho l'acqua veramente veramente dura e quindi aggiungo sempre un pochino di bicarbonato. Qui invece c'è il mio amatissimo sapone alga che io praticamente vado a preparare già a palline, vedete? Così in modo che quando vado a fare la lavatrice sono già pronte e non devo sporcare vari perché è un po' scomodo se tu utilizzi il panetto, mentre così io mi trovo benissimo. Tra l'altro io lo uso come additivo e non come, come detersivo, ecco, da solo. E questo ve ne avevo già parlato comunque in un altro video di questo sapone. Mi trovo benissimo. Poi l'unico acquisto che ho fatto sono stati questi tre contenitori che ho pagato 1 euro al mercato e io ci metto sapone liquido, quindi visto che a parte questa volta che ho comprato il detersivo al supermercato qui vicino perché mi serviva, ma di solito io compro il bottiglione grande, quindi non so dove metterlo. Ma comunque è veramente funzionale perché prendo il mio bricchettino, verso il detersivo direttamente nella vaschetta e sono comodissima. Allora, vado a occhio, ormai ho imparato le mie quantità, quindi non c'è bisogno del misurino. Però tante volte faccio anche i miei mischiotti che vado praticamente ad inserire nella pallina il detersivo. Vi faccio vedere, tipo ad esempio io preparo la pallina e poi la vado a mettere nel cestello, allora utilizzo questa comunque. E niente, qui un altro detersivo che è appunto quello della Formila all'aloe, che mi sto trovando benissimo, tra l'altro è super super profumato e quindi ve lo consiglio. E niente, quindi questo è il mio risultato finale dell'organizzazione dell'armadietto e niente, a me piace, fatemi sapere se vi piace. Ecco, mi sono all'entrata di casa perché qui ho posizionato le cose dove praticamente alcune cose io le sistemo su di sopra, quindi le lascio qua sulle scale. Ma volevo farvi vedere due acquistini, ma proprio semplici semplici, che ho fatto stamattina alla Lidl. Non ho fatto lo svuota alla spesa perché ho proprio preso tre cose in croce, quindi però volevo farvi vedere questi due cosini che ho preso per Pasqua, che sono delle decorazioni. Allora, questo l'ho pagato, se non sbaglio, 4 euro e sono due pecorelle. Così adesso le vado a sistemare così poi vi faccio vedere. E poi ho anche preso questi ovettini che hanno i bastoncini attaccati, vedete? Quindi vanno a formare tipo un mazzettino di fiori. Qua infatti c'è la foto dei tulipani. E adesso mi devo ingegnare un attimino per vedere dove metterli. Volevo fare un angolino per le decorazioni di Pasqua, va per i bambini. Quest'anno mi gira così. Non ho mai fatto mai, mai, mai le decorazioni di Pasqua, quindi boh, volevo farlo per i bambini, ecco. E niente, poi vi faccio vedere.
Allora, i coniglietti, le pecorelle, non coniglietti, sono veramente, veramente carinissime. Vedete, hanno il dettaglio in legno qua dove si appoggiano, il musetto in legno e poi qui sono proprio di lanetta. No, vabbè, sono troppo, troppo carini. Poi i ovetti. Li ho messi nella candela, vedete, tanto io la candela non l'accendo perché a me non piacciono le candele, cioè accendere le candele. L'avevo presa proprio come decorazione, sempre lì alla Lidl, questa qui della Maldive. Vedete, l'ho usata come vasetto, ho infilzato dentro gli ovetti, guardate che bel risultato, no, a me piace. Veramente, veramente carino. Ragazze, il mio video finisce qui. È un piccolo video dove ci tenevo a farvi vedere la mia organizzazione del mobiletto della lavanderia. Spero vi sia piaciuto. Se vi ho tenuto un po' di compagnia, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale accendendo la campanellina. Al prossimo video. Ciao!